Allora, vi do un'improvvisazione da fare. Siamo 3, 6, 9, perfetto, 3 gruppi da 3. L'idea è questa, i personaggi sono un presentatore che tiene le fila di tutto il discorso, un dottore, medico, psicologo, poi lo declinate voi a vostro, e c'è l'adolescenza. Allora, dobbiamo fare un piccolo dibattito, no? L'adolescenza si rappresenterà e racconterà quello che lei sente e come si sente e com'è la vita dell'adolescenza. E verrà interrogata, verrà in qualche modo aiutata dalla psicologa, dal dottore, a seconda delle richieste che vengono fatte dal presentatore, dalla presentatrice. Ci siamo? Buonasera a tutti e bentornati nella nostra puntata. Oggi come ospiti abbiamo la dottoressa Rossi, una amata psicologa, e una ragazza di nome Sofia che è nel pieno della sua adolescenza e oggi risponderanno alle nostre curiosità, dato che ormai sono un po' anzianotti e non ci ricordiamo com'è l'adolescenza. Buonasera. Sofia, in questo periodo dell'adolescenza come ti senti? Ma mi sento sia curiosa perché comunque mi piace scoprire cose nuove, ma anche ansiosa perché comunque durante la scuola tanti compiti in classe mi fanno sentire molta ansia, molta paura, però nascono anche comunque i primi amori, le prime curiosità, ecco. Sì. Infatti la curiosità di questo periodo è il centro dell'universo. Perché in questo periodo si scopre tutto, si scopre il mondo in cui viviamo, si apre la porta. E Sofia, in questo periodo tu come ti senti, nel senso, cioè le tue emozioni variano, sono sempre uguali? Dipende ovviamente dal giorno, perché alcune volte mi sento triste, ma dopo 10 minuti sono subito felice perché mi accade qualcosa che mi ha cambiato la vita. E tu, Sofia, senti questa sensazione di cambiamento? Dipende, perché alcune volte lo riconosco che qualcosa in me comunque sta cambiando e altre volte invece me lo fanno riconoscere gli altri. Ok, grazie per aver risposto alle nostre domande e sarete sempre le benvenute. Grazie. Buonasera signori e signore. Questa sera abbiamo scelto un particolare argomento che è l'adolescenza. Un argomento molto, molto importante per tutti quanti. Inoltre ho invitato anche in particolare uno psicologo, la dottoressa Elena Politano, e una ragazza che frequenta il terzo anno di superiori. Bene, cominciamo con le domande. Che cos'è per lei, dottoressa, l'adolescenza? E come cosa pensa per gli adolescenti? Allora, l'adolescenza innanzitutto è un periodo molto importante della vita, è il periodo che segna comunque la crescita, il passaggio di un bambino verso un ragazzo o una ragazza. Questa adolescenza però è piena anche di aspetti negativi, tra cui le insicurezze, le ansie, le delusioni, ma c'è anche la curiosità e la felicità di scoprire cose nuove e molto importanti per la propria crescita. Come va a scuola? Come ti senti in questo periodo? A scuola tutto sommato va tutto bene, però diciamo che la scuola procura agli adolescenti molta ansia, infatti è la principale fonte di stress. Spesso alcuni adolescenti hanno persino paura di andare a scuola. Senti anche la confusione, molti adolescenti me lo fanno notare, in modo particolare mio figlio. Sì, gli adolescenti sono conosciuti per essere confusi perché è un periodo di crescita e di cambiamenti in cui le certezze sono poche, quindi non si sa dove, a chi affidarsi. Allora, vi interrompo perché adesso su questo che voi avete proposto dobbiamo ancora lavorare. Che cosa, che
cosa succede quando ascoltiamo? Questo vale un po' per tutti, ho visto qualcosa di diverso forse nel vostro gruppo. Che cosa succede? Che ci siamo scollati, ci siamo divisi, no? Come avevamo detto, come vi ho raccontato prima, detto prima. Se noi, quando io vi faccio fare delle improvvisazioni e vi lascio la parola, il corpo non esiste più. Dobbiamo lavorare anche con il corpo, le caratteristiche fisiche di un adolescente. Allora, quando noi diciamo sto in confusione, che cosa vuol dire fisicamente? Come posso esprimere questa cosa? Qual è l'urgenza? Come esce questa urgenza di dire c'ho una confusione in testa, che per un momento voglio una cosa, da un momento dopo non la voglio più, e dopo non capisco niente. Alzati Marta. Allora, hai la possibilità di muoverti in questo spazio, noi ti possiamo aiutare, vediamo se possiamo aiutare Marta. Sentiamo un po' questo monologo della confusione di Marta, ti prego Marta, perché proprio io desidero ascoltarti e spero che tu abbia l'urgenza di raccontarci questa confusione, che io non so che cos'è. Aiuta, ma non c'è a comprare. No, ridere e piangere, a urlare, che mi serve a me la matematica, da lì, vai. A me la matematica personalmente non mi serve, cioè non è che io ho 40 anni dopo mi sono fatta una famiglia, cioè tutta bella, un lavoro, non è che mentre cammino per strada incontro un tombino e mi siedo, inizio a calcolare, ah, questa è l'altezza, poi questa è l'ipotenusa e l'altezza dell'ipotenusa è uguale all'area. Oppure quando vado a fare la spesa, non è che mi danno il resto, ah, aspetta, devo controllare se il resto è preciso, ah, no, manca mezzo centesimo, perché se non mi dai mezzo centesimo che equivale a X, cioè poi si forma un bel problema, cioè io ti potrei denunciare perché non mi hai dato un quarto di centesimo. E poi piangevi e ridevi. Sì. allora ragazze, abbiamo capito cos'è che è efficace. Cos'è che è efficace? Tutto quello che voi avete detto, avete scritto, avete fatto è vero, è reale, però poi lo dobbiamo trasformare in materia che arrivi emotivamente agli altri. Allora diventava più che dire ho tanta confusione in testa, è più efficace dire ma io che me ne faccio poi della matematica quando devo misurare, mica devo misurare un tombino. Marta, che cosa vuoi fare da grande? No, ripeticelo. Un lavoro in ambito scientifico. Appunto. Sì. Sono molto confusa. Vedi, sono molto confusa. Perfetto. Forse è meglio cambiare. No, nell'ambito matematico. Anche se quello che vorrei fare c'è anche l'ambito matematico. Ma come fai il meglio? Ma non solo. Aspetta, che cosa vorrei fare? Cioè, io vorrei fare un lavoro sia che parte dal medico, però potrei cambiare, cioè, mi piace tutto l'ambito scientifico, mi piace l'ambito medico, biologico, chimico, o addirittura anche tipo diventare astronauta. La confusione è totale, la confusione.